È stato un manipolo di emozioni, un grande successo la prima giornata della festa del pane e della pasta a Spring Edition. Ci aspettavamo un grande risultato, ma così no. C'è stata una grande affluenza, abbiamo catalizzato migliaia di persone e tutto è stato merito dell'intera organizzazione. Vero è che sono l'ideatore dell'evento, ma dietro c'è una squadra che lavora in maniera meticolosa nell'interesse di regalare passione a questa città. E ieri sera la passione sul lungomare di Mazara del Vallo si è vista. L'hanno si è toccata con mano e le immagini parlano chiaro. Abbiamo avuto una serata di successo, grazie anche a Uccio De Santis, che si è esibito sul palcoscenico del lungomare Mazzini. Abbiamo insignito diverse personalità, come la professoressa Paola Barranca, il dottore Vincenzo Pecugna, l'associazione Pimenti Uniti, che è stato un momento toccante, dove hanno visto esibirsi i loro figli attraverso un ballo di danza, ragazzi diversamente abili. Adesso invece c'è testa subito alle altre giornate. Incassiamo questo grande risultato, ma questo ci fa comunque responsabilizzare molto di più, perché sappiamo che in queste giornate ci sarà ancora più gente. Proprio questa sera ci sarà Salvaggio, gli stand saranno aperti sempre dalle 18 in poi fino a tarda notte, ma soprattutto ci sarà quell'entusiasmo che non è mai mancato in queste giornate. Mazzara ha risposto bene, sono convinto che farà bene in queste giornate. Ringrazio la Polizia Municipale, ringrazio il Comune di Mazzara del Vallo per i servizi e per gli impegni che stanno mettendo, ma devo ringraziare anche la Regione Sicilia e l'Assemblea Regionale, perché senza il loro sostegno e le attività commerciali soprattutto non saremmo qui a raccontare questa meravigliosa esperienza. Poi ci sarà anche la giornata di domani, dove ci sarà Elena Alfino che farà un concerto, ma è una serata dedicata soprattutto a un tema importante, perché verrà premiata la giornalista antimafia Sandra Murri, verrà premiato la famiglia del prefetto Sodano e soprattutto ci sarà anche la presenza del magistrato Massimo Russo, insieme all'esibizione di Lidia Schillaci, che canterà una canzone importante piena di significato. Poi abbiamo l'ultima giornata, una giornata semplicemente straordinariamente meravigliosa, dove verrà protagonista 1000 persone. Saranno sedute sul tavolo sul lungomare di Mazzara, ci saranno grosse personalità del mondo dello spettacolo e non, ma soprattutto ci saranno le TV nazionali. Proprio poco fa ho avuto la conferma che ci sarà la RAI presente, ci sarà anche Rete 4 e Canale 5. Questa è Mazzara del Vallo, questa è la festa del pane e la pasta, è la festa dell'unione totale. Ci sarà anche un talk organizzato dove sarà moderatore Ettore Bruno, dove sarà presente Sua Eccellenza il Vescovo di Mazzara, sarà presente Massimo Russo, Sandra Murri e i sindaci di Castelvetrano, Campobello e il sindaco di Mazzara. Insomma, c'è ancora tanta carne a fuoco, ma soprattutto abbiamo una giornata importante nel mondo della legalità. Vi voglio bene, vi aspetto a Mazzara del Vallo, sicuramente sarà un successo, soprattutto grazie alla vostra presenza.